Pasta modellabile secca e da buttare? Vieni con me che andiamo a ridificare. Questa è arte per te, arte per Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te con un nuovo video creativo. Mi stavo impappinando. E allora, oggi vedremo come riciclare della pasta modellabile essiccatasi accidentalmente. Di solito a malincuore la si prende e la si butta. Non su Arte per te. Su Arte per te si ricicla e si creano delle casette meravigliose, il villaggio della creatività. Bene, mi sto dando all'edilizia in questo periodo, vi faccio vedere solo una delle casette fatte col DAS asciutto e guardate che carina. Se vi piacciono i contenuti di Arte per te, comunicatemelo, scrivetemi tra i commenti cosa vi piace più vedere, lasciatemi un pollice in su, tutto pasticciato, per dirmi se questo genere di video vi piace e soprattutto condividete i contenuti per farli conoscere a quante più persone possibile. Io vi aspetto anche su tutti gli altri miei social, il mio canale di lifestyle Ombretta, il mio canale di cucina Due Cuori Una Cappa insieme a Gabriele e naturalmente Facebook, Instagram, TikTok. Sono ricominciati anche i corsi di arte per te, corso di pittura a olio, corso di tecniche pittoriche, corso di acquerello, corso di critica e interpretazione dell'arte, corso di iconografia e il corso di disegno che si tiene ogni giovedì sera in live su YouTube. Quindi vi aspetto numerosi a tutti i corsi, ma soprattutto adesso vi aspetto di là sul piano da lavoro per andare a costruire con le paste modellabili essiccate. Ed ecco l'occorrente per le nostre casette in pasta modellabile secca. Allora, un tagliabalsa della carta abrasiva, acrilici, acqua, pennellino e la nostra protagonista della pasta modellabile dipenticata nell'armadietto un po' aperta, quindi oramai dura, questa è semidura, nel senso che è non utilizzabile per la modellazione, ma ancora leggermente flessibile, diciamo così, plasmabile. Questa invece, queste ragazze non sono le mie paste modellabili, sono quelle di Enzo, come potete vedere dal suo averle macchiate in lungo e in largo. È bella dura, oramai è proprio un mattoncino. Che fa? Le buttiamo? Non è un peccato? Ricicliamole e vediamo come farne venire fuori delle casine carine. Allora, vi avvicino, eccoci qua, e cominciamo subito. Con un tagliabalza vediamo se riusciamo quantomeno ad incidere la forma. Dovete fare un bel po' di pressione e cercare di creare appunto dei rettangoli quanto più dritti possibile. Una volta decisa la dimensione, decidiamo anche la forma. E allora partiamo, facciamola così, una e due. La prima la faremo a spiovente, la seconda invece la faremo col tetto solo da una parte, così la terza, uno spiovente più sottile. Quindi disegnate col tagliabalza la forma delle casine che vorrete fare uscire dal vostro panetto essiccato. Quindi mettete indietro la lama e piano piano, piano piano, piano piano, vedete, la pasta è dura, quindi io la sto premendo ma non si piega. Ma siccome il panetto è molto, come dire, spesso, ecco, non si è asciugata completamente all'interno. Quindi quando ci accorgiamo che abbiamo rovinato della pasta modellabile, guai, guai a buttarla. E allora, piano piano, infiliamo così la punta del nostro tagliabalsa.
voilà, qualche pieghetta posso anche decidere di lasciarla se è funzionale allo stile della mia casetta, cioè se voglio che sia un po' sgarrupatina, insomma, mi sistemo tutti i lati. Adesso intaglio il portoncino, io mi aiuto con un bisturi, inserisco la lama così e tiro fuori il portoncino. Voi potete usare un tagliabalza più piccolo, un piccolo coltellino, quello che avete. Quindi faccio le finestrelle. Casina numero 1 fatta, se volete fate anche tutte le altre facciate. Prima casina fatta, la metto da parte in modo che si asciughi proprio completamente. Ora sì, deve diventare una pietra, passeranno un po' di giorni. Oppure la infilate in friggitrice d'aria a 90 gradi per una mezz'oretta. Io farò così. O nel forno, 90 gradi, una mezz'oretta, un'oretta, farò così. Ed ecco qua, anche la seconda è bella e fatta. Ora continuate a modellare le vostre casette a fantasia. Per esempio, io ho questa lunga da tirar fuori, ma non vi tengo con me, ve le faccio vedere tutte alla fine, tanto il metodo per procedere oramai lo avete capito. Quindi ci vediamo alla fine con le casette belle asciutte per procedere quindi alla loro ridipintura. E dopo mezz'oretta di forno quello che avremo sarà questo. Guardate, qui c'era la leccarda del forno sporca, non me ne ero accorta, e la casetta è venuta già intonacata. Ora rimedio, visto che non vi dico bugie, ho fatto queste forme qui, un po' così, old style. Adesso andiamole a sistemare. Un po' di carta abrasiva e senza sollevare un polverone, ripasso un po' tutti i margini per renderli più lisci, ma non liscissimi, stiamo parlando sempre di intonaci, tetti, quindi un po' di ruvidità la lascio. Do solamente l'idea del piatto, voilà, senza togliere eccessivamente le ruvidità. Eccoci qua, sono delle verrà un piccolo villaggetto che potrebbe essere un bellissimo villaggetto di Natale o una composizione per un paesino nordico, non lo so, decidete voi. Facciamo un colore per alcuni tetti, questo è molto carino, prendo l'acqua e vado a dipingere il tetto di alcune abitazioni con questo colore. Con un verde scuro andrò a tingere il tetto di quest'altra casetta. Adesso con un pennello di forma un po' diversa inserisco le teguline.
spesso con un nero sporcato con un marrone creo un bruno molto profondo e vado a scurire tutte le finestrelle e tutte le porte. Adesso prendiamo un po' di bianco, un po' di ocra e come sempre facciamo un bel intonaco per le nostre casette. Adesso dipingo il prospetto in maniera un po' così disordinatina. Passo su tutto. A questo punto devo anticare un po' le mie casette e allora cosa faccio? Come abbiamo visto qualche video fa, sotto al tetto faccio una riga nera e poi bagno con l'acqua e tiro giù un po' così a sporcare le mie casette. Faccio questo lavoro da tutte le parti. E poi se voglio dare qualche sporcatura da qualche parte metto del colore scuro e tampono così col dito. Faccio delle piccole velature. Voilà, e la casetta sembra già molto vissuta. E alla fine del nostro lavoro quello che avremo saranno queste bellissime casette in pasta modellabile secca, inutilizzabile, da una cosa da buttare qualcosa per decorare la nostra casa. Guardate che carine, magari messe sul davanzale tra le piante a simulare un piccolo villaggetto. Bene, pollice in su e condivisione e noi ci rivediamo subito dopo le foto per chiacchierare un altro pochino. Ciao! Ditemi se non sono meravigliose, potete comporle un po' come vi pare, ce n'è per tutti i gusti, sono una più carina dell'altra. Se questo video vi è piaciuto, non siate avari di pollici, mettetene tanti e tutti all'insù. Vi ricordo che vi aspetto tutti in libreria con Il ricettario dell'arte, il mio libro in cui poter trovare tantissime ricette anche sulle paste modellabili e anche quelle una volta essiccatesi potete usarle anche così. Bene, non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video e augurarvi una felice edificazione del villaggio che più vi piace. Mandatemi tante foto dei vostri villaggetti e così tanta pasta modellabile e meno sprecata. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!